Questa è la prima puntata del nostro podcast Ritrovo tra i monti. In questo podcast, che è un po' un esperimento, abbiamo provato a raccontare la storia di Fascia, la cultura, la tradizione del nostro paese e anche un po' di attualità. Stiamo registrando questa intro in una bellissima giornata di agosto a Casa del Romano, con lo sguardo sulla valle. Io sono Gabriele Varni e vi accompagnerò in queste 6 puntate che usciranno una per mese da settembre a febbraio. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Ritrovo tra i Monti. Questa prima puntata, perché oggi abbiamo come ospite Elvio, che è stato sindaco di Fascia dal 1973 al 1980 e anche dal 2004 al 2019. E oggi ci racconterà la storia di Fascia, come è cominciato tutto e appunto come è ora il paese. Come cominciamo? Possiamo cominciare a dire che notizie su come Fascia sia stata fondata non ne abbiamo. Certo. Ecco. Certamente la Valtrebbia già dai tempi antichi è stata abitata. E fanno fede anche il ritrovo sulla vetta del Monte Alfeo di una statuina proto-ligure che poi non si sa bene dove sia finita, anche perché deve essere finita a Piacenza, nella provincia di Piacenza, l'Alfeo in comune di Ottone. Ecco. Che è il monte sopra Rovegno, no? Sopra Bertone. Sopra Bertone, sì, però da Rovegno si vede comunque. Sì, ma lo si vede anche di qui. Si sale qui sopra il Monte Alfeo, è inconfondibile, come è inconfondibile il Monte Carlo. Notizie quindi non li abbiamo. Certamente era abitato, anche perché era diventato un po' il rifugio. Nei tempi dei Romani, le tribù liguri, difendendosi, e noi sappiamo benissimo le difficoltà che hanno avuto i romani per assorbire poi pian piano, ovviamente attraverso i contatti più Augusto, se voi andate alla Turbi, c'è il monumento che celebra l'assoggettamento dei popoli alpini da parte di Augusto, quindi anche già in epoca tarda. Alcune testimonianze qui noi le abbiamo di questa presenza romana. Abbiamo trovato dei laterizi mattoni che in diverse località a Fascia, a Schiodeiae particolarmente, poi mi hanno detto anche a Picciuresu quando hanno costruito la strada. Picciuresu è sopra la strada, diciamo, sopra 2 chilometri sopra Fascia. La grande curva, nell'Ansa. E poi anche in Opus, dove c'era sempre vicino. Opus è il pozzo. Anche vicino a tutte le località dove scorga l'acqua, o comunque facilmente raggiungibile a distanze. Sì. Certo che da Fascia già allora passavano delle strade di comunicazione per i commerci tra la costa e la pianura, sia forse attraverso da Genova ma anche da Chiavari, e passavano qui nei dintorni, se non proprio. A un certo momento c'è Fascia. La prima notizia è che è del 12-2-1235, dove... quasi 800 anni fa praticamente. Sì, del 12-2, la prima notizia è il testamento di Donna Beldì, moglie di Beltramo di Torriglia, datata 12-2-1235 e custodito all'archivio notarile di Genova, con cui viene donata la chiesa di Fascia, un drappo da porre davanti all'altare e lasciati 5 soldi a certo Giovanni di Fascia. Questa è la prima notizia che abbiamo. Quella storica, ufficiale, quella scritta, quindi. Nel 1248 la chiesa di Fascia, sempre dai documenti ecclesiastici,
risulta che facesse parte della parrocchia di Rondanina, che era un po' la madre di tutte le chiese qui attorno, quella più antica. Rondanina è il paese che si trova, diciamo, di fronte a Fascia, guardando verso il mare. Ecco. E nel 1361 Fascia fa parte dell'elenco dei territori donati dai Malaspina a Galeazzo Visconti. Tanto è vero che nel 1468 Guglielmo Leonardo di Fascia con il fratello Binno giurano fedeltà a Torriglia, sulla piazza di Torriglia, fedeltà a Bianca Maria e Galeazzo Sforza. Nel 1493 poi i Fieschi acquistano i redditi di Fascia, che poi passerà ai Dori e quindi al feudo di Torriglia, entrando nel 1547 dopo la fallita congiura dei Fieschi contro Andrea Doria. E da allora poi noi seguiremo un po' tutte le sorti del feudo di Torriglia. Nel frattempo però la chiesa si sviluppa. C'è una cosa curiosa che è tipica di Fascia, per quello che lo ricordiamo, sì. L'istituzione di una confraternita, compagnia del Santissimo Sacramento, a cui aderiranno un mucchio di persone, non solo di Fascia, ma di tutti i paesi qui attorno, persino uno di Bogli, che adesso è in comune di Ottone, sì, provincia di Piacenza, e che poi piano piano è venuta a cessare. Ma era una cosa straordinaria, perché era una cosa estremamente particolare. Che venissero da così lontano. Quindi, sì, sì, che poi questa confraternita... E credo che ci sia ancora forse lo stendardo, sì, in chiesa, ma non lo so se è quello, ecco, seppure, perché poi alla fine, verso la fine del Settecento, si riduce sempre più, finché poi non se ne hanno più notizie. Ricordiamo che una volta non c'era la macchina, quindi l'unico mezzo di trasporto o a piedi o con l'asino, col cavallo, col mulo. Soprattutto, quindi, soprattutto con gli asini, con gli asini. Soprattutto. I muli avevano i mulattieri, sì, i cavalli erano, li avevano i nobili forse, esatto, era un animale, era l'asino, con che poi mio padre aveva un asino che si chiamava Buricco, evidentemente, pensate, ricordatevi che in Spagna l'asino si chiama burro, no? E quindi forse chissà, queste cose, queste commistioni, perché qui c'è anche chi dice che anche gli arabi sono arrivati ieri, è arrivata una da Torriglia che cercava il pozzo saraceno di Fascia. E cercava questo pozzo. E cercava questo pozzo che poi sarebbe il pozzo che, sì, attorno al quale probabilmente è sorto nel passaggio di mercanti, ed è testimone la cappelletta su alla casa del Romano, non si vede più adesso perché poi viene, sì, quella... ma ci sono dei resti, e tra l'altro è molto antica perché l'abside è rivolta verso Gerusalemme. Una volta tutte le chiese avevano l'abside rivolta verso Gerusalemme, in fondo quello che fanno gli oggi musulmani con la Mecca, no? Sì, scusi, si guardano verso la Mecca quando prendono. Un giorno in piazza dei Ferrari dice: scusi, ma la Mecca in che direzione è? Guardi, dunque, più o meno forse di là. Se lui se n'è stato, poi se lo era o non lo era, non lo so, ma comunque, ed è questo, e tenete presente che lo chiamano qui, e quel posto lì era chiamato il convento. Tenete presente che qui c'erano i frati di Bobbio, no? Di San Columbano, sì, quindi chissà, proprio sui vagli, chi, dove poi che servivano anche da riparo, di ristoro, e di rifugio, perché c'erano anche di quelli birichini, perché che assalivano le caravane che passavano. Sì, c'è un documento, sì, praticamente dice, dei pirati di terra, sì, diciamo, dove si dice ad un certo momento che sono stato assalito nei grosi, che sono i grosi, sono quei boschi di faggio tra la casa del Romano e la colla qui sotto, sì, qui davanti. Assalito da, e mette anche i nomi, uno di Robenio, uno di Casanova, non si poteva fare niente perché, siccome il feudo era sempre dei Doria, ma erano nel feudo di Ottone, quindi il giudice, il magistrato che sedeva
a Torriglia non poteva fare niente. Quanti anni fa questo? E qui attorno al 1700, sì, quegli anni lì che erano nati, i briganti erano praticamente alle porte di Genova, c'era, se non c'era il lasciapassare dell'avvocato Mangini oltre Molossana, era dura, sì, io l'ho letto su un giornale questa notizia, era dura venire su da queste parti. Perché siamo in alto, ricordiamo che siamo a 1118 metri sul livello del mare, quindi... Quindi dicevamo che nel frattempo questa questione della costruzione, la prima costruzione del campanile è avvenuta nel 1731 e nel 9 luglio del 1831 la chiesa è stata arricchita da un primo concerto di campane. Poi c'è tutta la storia delle campane, quella di qui si chiama Casanova perché venne comprata Casanova, ma questo è già nei tempi più recenti, sì, sì, nella fine dell'Ottocento, perché credo ci fosse andato mio nonno dopo che era tornato dall'America. A fine dell'Ottocento comunque sì, appunto, siamo 120-130 anni fa. Quella che suona a mezzogiorno, sì, ecco, sì, per, più grossa per di raccontarci. Nel 1797 intanto viene istituito il comune di Fascia, perché noi abbiamo seguito, come dicevamo, abbiamo seguito anche noi i destini del feudo di Torriglia, sì, che sì, venne inglobato nella Repubblica Ligure, poi quindi ad un certo momento arriva Napoleone, sì, anzi prima della Repubblica Ligure, arriva Napoleone e istituisce la comune di Fascia, la commune. Ancora oggi io mi ricordo gente di Varni, sì, che quindi... Che diceva per andare a Gorreto in comune dicevano la comune perché è la comune francese, no? E quindi ancora adesso era rimasto questo retaggio, qualcuno che diceva il segretario invece che il segretario. Dice nel 1797 si istituisce il comune di Fascia, che include anche i comuni, i centri, le frazioni di Carpeneto e Casinghino. E anche Peinaschi e Casa del Romano, poi quelle più Peinaschi piccole. Peinaschi e Casa del Romano, sì, che sono case sparse. Sì, 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 sono piccole. Ufficialmente case sparse, sì, vengono, sì, definite, okay, nei censimenti della Repubblica. Non si sa se era stato... La prima notizia del sindaco, che si chiamava Mer, no? Mer. Sì. Non era ancora sindaco, ma era Mer. È il sindaco, il Mer, perché noi siamo entrati nell'impero francese. Okay, quindi... E quindi il sindaco era il primo sindaco, è un certo Martini Giacomo Illetterato, per cui gli atti li firmava il segretario, che era un certo Stefano Di Negro. Nel 1810, tanto per darvi un po' senso delle dimensioni del paese, gli elettori sono 159 in tutto il comune, non votavano solo gli uomini e quelli che avevano un certo reddito. Eh sì, perché ai tempi era ancora così. Di cui 57 erano fasciotti. Era un paese un pochino più ricco perché aveva un territorio più ampio, sì, più piccolo, sì, era Casinghino, che sì, era sì, sì, più ristretto come territorio. C'è un fasciotto, e c'è il documento, ce l'ha Gian Domenico, sì, ecco. C'è un certo Dominique Varni, perché venivano tutti iscritti nel elenco col nome francese, sì, 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 che entra a far parte della Garde Nationale. C'è poi l'elenco, io ho trovato anche l'elenco degli elettori, tutti i contadini, salvo uno che faceva il falegname di Fascia, e i tre sacerdoti, sì, che erano delle chiese in fondo all'elenco. Si è finiti poi nel Regno di Sardegna, e il comune, dopo essere stato prima stato aggregato alla provincia di Genova, passa nella provincia di Bobbio, divisione di Genova, il 17 febbraio 1819. E qui poi viene nel 1835, il paese è colpito dall'epidemia di colera. Fa 24 vittime, sono tutte elencate
nell'archivio. Su quanti abitanti più o meno? Non lo so quello. Sono, mi sembra, se non sbaglio... erano 400 e rotti, il Casalis parla del 1848, okay. 400 del comune. Di fascia però, senza distinguere, del comune 400 e okay. rotti, 500 abitanti. Okay. Perché le persone emigravano già da prima, abbiamo trovato le liste di leva francesi con persone nate in Lomellina, andavano a fare Italia Legna, sì. un Baremma o nelle parti attorno a Novara. Sì. Che quindi era, verso una... In conseguenza, allora gli abitanti di fascia hanno fatto un voto, allora, che era quello di costruire una cappelletta per... nel momento in cui si sarebbe verificata la religione sul monte qui più alto, e venne verificata l'anno successivo, quindi nel 1836, è stata edificata la cappelletta in onore di San Rocco vicino alla casa del Romano, dove tutti gli anni, ancora quest'anno, sì. la seconda domenica di luglio, la popolazione si reca per adempiere a questo voto. Una volta addirittura partivano in processione, credo con i cristi addirittura. Sì. Ma da fascia a casa del Romano? Sì, io non li ho mai visti. Magari scalzi, perché una volta in queste processioni si usava così. Forse era un po'... Però almeno a luglio c'è caldo e non c'è il sì. freddo invernale. Ecco. Viene proclamato il Regno d'Italia, la provincia di Bobbio, e quindi anche il comune di fascia passa alla provincia di Pavia. Ed è per quello che noi siamo diventati provincia di Pavia, in allora, fino a che poi nel 1923, si torna a alcuni comuni della provincia di Bobbio, che cioè sono Rovegno, Fontanigorda, Fascia, Rondanina, Fascia e Rondanina, passano... nella provincia di Genova. Corretto, passano, ritornano alla provincia di Genova. Il paese nel frattempo ha cominciato la grande migrazione verso l'America, verso oltreoceano. Molti sono andati in Argentina, si è persa un po' l'anno scorso Guido, o l'anno scorso due anni fa, dice, un giorno è arrivato uno, dice, sono Varni, Luigi Varni, e dice, anch'io sono Varni, ed era uno che veniva dall'Argentina. Nell'elenco, io ho l'elenco dei Varni a Buenos Aires, sono tantissimi. Sì, perché sono pubblicati sul libro che abbiamo pubblicato. La gente di qua emigrava verso... Emigrava come tutto, tutto. Statistiche a Genova non se ne trovano perché eravamo provincia di Pavia, cioè la Camera di Commercio fece una volta uno studio da due... o tre studiosi, nessuno, immagino, dice, non si hanno notizie dei comuni o dopo Montebruno, ma per forza, perché eravamo a Bobbio, bastava cercare, non occorreva poi una grande essere dei grandi scienziati, comunque sono cose che succedono. Ma soprattutto qui la gente è andata negli Stati Uniti, e in particolar modo quelli di fascia in California. C'era tutta un'organizzazione, anche era tenuto da un certo Fugazzi, di Santo Stefano d'Aveto, per cui partivano di qui, andavano a imbarcarsi a Le Havre, che? In Francia, forse per farlo più corto, sì, non so perché, Genova era qui a due passi, alcuni sono partiti da Genova, dei miei cugini sono partiti da Genova, cioè un mio cugino è partito da Genova, i suoi fratelli sono partiti da Le Havre, a New York c'era chi li riceveva, e poi di lì venivano avviati in California. In California, dove c'era pieno di immigrati italiani, che poi erano lucchesi, non toscani, perché loro dicono che sono lucchesi, liguri e piemontesi. Sì, tanto i liguri coltivavano la terra, i piemontesi parlavano del vino, e i lucchesi facevano l'olio. Ognuno faceva un po' i suoi mestieri. Mio nonno c'è stato una decina d'anni e aveva una fattoria dove coltivavano verdure. E ricordatevi che c'è pieno, solo
solo un Varnica, avendo sposato uno di Cassingheno, perché mentre quelli di Cassingheno si fermavano a New York, quelli di Carpenetta andavano a Hoboken, Hoboken, paese dove è nato Frank Sinatra, sì. Non è un caso che la mamma di Frank Sinatra sia di Rossi, sia di Rossi di Rimarzo, ecco. Perché poi tra italiani facciamo. Tenete presente che fino agli anni 30 gli italiani erano la maggior parte degli abitanti della California, erano il gruppo, non gli abitanti, ma erano il gruppo più numeroso, e cioè, sono quindi erano poi i padroni della terra, che hanno trasformato per grandi distese che erano coltivate a grano e così via, in frutteti, oggi, quello che è oggi poi praticamente la California, sì, della campagna. Noi abbiamo molti parenti. I siciliani facevano i pescatori. Sì, noi abbiamo, io ho più parenti, se vado a vedere, più parenti in California che non sì, sì, anche io non so, non so che parenti siano, sì, ma quando sono andati i miei genitori in viaggio di nozze sono andati a trovarli a San Francisco. Io ho mio nipote che in questi giorni è andato in California con la borsa di studio. Ed è là, e ogni tanto telefona, dice ci siamo visti, mi hanno invitato, a cena con i Varni. Qui ne sono venuti tantissimi, tenete presente che 2 anni fa sono arrivati in 44, sì, che erano solo quelli attorno a Palo Alto. C'è anche una foto di tutti i Varni che sono venuti dalla California, su da Guido se non sbaglio, l'avevamo fatta. Su da Guido. E tenete presente che erano quelli solo attorno a Palo Alto, perché un Varni era il presidente del Rotary Club, che è morto poi perché mi hanno mandato, tutto addirittura il percorso del funerale, fin troppo. Ecco. Per cui ad un certo momento è cominciata questa grande migrazione che si è interrotta poi con la prima guerra mondiale e che ha interrotto anche le possibilità di ritorno, perché qualcuno, per timore di essere mandato a fare, perché arruolavano questa gente, il Tony De Negri ha fatto l'alpino nella prima guerra mondiale, ma era credo già stato là, sì. Per un altro mio cugino, per evitare di tornare, di essere chiamato, per paura di essere chiamato, che poi non sarebbe successo, divenne cittadino americano, e così poi l'ha fatto sempre nelle Ardenne contro i tedeschi, vestito con la divisa americana, militare americano. Che peso ha avuto la prima guerra mondiale? E adesso arriviamo a questo, con solo una notazione, sì, è molto antica quindi l'emigrazione da fascia, perché io ho trovato nei registri di San Francisco un certo Stefano Varni già nel 1877, che normalmente è avvenuto poi nell'80, sì, quindi però nel 1877 era già cittadino americano, sì. Senza ius soli e senza tutte queste cose, non lo so come, perché nessuno sapeva neanche chi fosse più, perché nessuno lo conosceva. E allora poi è venuta la prima guerra mondiale, che è partita parecchia gente, c'è l'elenco di tutti, sempre in chiesa, in comune. In comune c'è l'elenco di tutti i reduci, sono parecchi, sì. Più di una trentina, di tutti quelli che hanno combattuto nella prima guerra mondiale. 3 sono coloro che sono morti. E sono, c'è la lapide qua davanti. C'è la lapide qui davanti, insieme, poi adesso c'è la lampada sulla cappelletta, e poi sono stati riportati insieme quelli che sono morti nella seconda guerra mondiale. Quindi noi abbiamo pagato anche un prezzo. Si comincia a discutere per esempio di costruire una strada carrozzabile. Ma quelli di fascia di Carpenetto dicono cominciamo di in su, quelli di Cassingheno dicono cominciamo di giù. Certo, cioè, di giù era logico, perché la strada carrozzabile c'era già. Sì, era la statale 45. Però poi quelli di fascia di Carpenetto non si fidavano di quelli di Cassingheno. Dice, se noi andiamo a lavorare laggiù, poi va a finire che quando poi tocca a noi, quelli non vengono. E non ne hanno fatto niente, la cosa è stata fatta poi. Quelli di Cassingheno poi se la sono fatta, cioè avevano
uno che aveva lavorato in un'impresa di costruzione di strade, che ha fatto dei disegni, tutte le curve, tutte venite su, il suo disegno, che è stata la strada, era una carrareccia, non era sì. neanche una carrozzabile, che è servita solo per far arrivare i mongoli a Casingheno, ecco, perché lì, mentre da noi qui abbiamo avuto sempre la fortuna di avere la Wehrmacht, ma questo poi è un'altra storia, ne parleremo poi dopo. Con fascismo viene nominato podestà uno di Torrilla, e quindi il medico di Torrilla, persona, quindi si perde un po'. Continuano le tradizioni, però, che la gente si riunisce, decide i lavori da fare, quando si deve andare a fare le comandate cosiddette, no? Prima di iniziare i lavori si rimettono in posto le strade e poi quando i lavori sono finiti si preparano le strade per evitare gravi danni durante l'inverno, per cui si fanno i solchi nella strada che poi vengono invece tolti e si fanno altri lavori, lo vediamo, il primo acquedotto è stato fatto negli anni 20. Il primo acquedotto che è quello? È quello, dunque c'era già, ecco, a me ha raccontato questo, che c'era prima una volta una specie di solco sì. da dove venisse, che veniva dalle parti da dove viene ora la pedotta, che veniva tutto trattato con l'argilla, un huescu, era l'argilla, e c'era una persona che era esentata dalle comandate, che aveva il compito di tenere efficiente questo solco. Quando c'è stato Don Pietro Bava negli anni 30, forse anche prima, è stato fatto il primo acquedotto. Ha fatto tre referendum tra i capi famiglia, perché erano i capi famiglia, allora ha fatto tre referendum, due li perse, poi il terzo lo vinse e fece mettere l'acqua, anche l'acquedotto e l'acqua in casa, per cui la gente, chi era al contrario, poteva astenersi. L'anno dopo, dopo il primo anno, dopo il primo inverno, tutti hanno aderito all'acqua in casa. Era stato, credo, il primo paese della Val Trevia. Sì, della Val Trevia, forse non solo della Val Trevia, ad avere la possibilità di avere l'acqua in casa. Io era un lusso all'epoca. Sì, il 17 marzo del 1934 Fascia finisce sui giornali, perché in Picciuresu è caduto un caproni dell'aeronautica militare, tre sono i morti. E nello stesso anno viene nominato podestà del comune uno di Fascia, Giuseppe Varni, che poi è il suo bisnonno. Perché all'epoca del fascismo non era sindaco? Veniva nominato dall'autorità podestà. Centrale, era diventato podestà, lo dicevo, col fascismo è cambiato, sì, il sistema sono stati. I nostri alpini sono partiti anche per l'Abissinia, perché c'era stato qualcuno, perché erano nel Pieve di Teco, il primo reggimento alpini che partecipò alla guerra d'Abissinia. Ma è la seconda guerra mondiale che ha chiamato moltissimi, tantissimi, dei nonni, anche di Fascia. E anche qui, in questa guerra, tre di loro non sono tornati. Uno è deceduto, è disperso in Russia, e due dispersi in Grecia. E c'era Apide, anche questa a fianco a quella della prima guerra mondiale, esatto. Davanti alla chiesa. Il 27 novembre del 1942 è una grande festa a Fascia, arriva la luce elettrica, io mi ricordo ancora appena i lumini, quando le donne vegliavano a tutte attorno, perché gli uomini andavano in osteria, le donne si trovavano nelle case e vegliavano, poi chi faceva la calza, dopo l'8 settembre è iniziato il periodo che vede il paese coprotagonista della storia d'Italia, ma questa è un'altra storia che racconteremo poi a parte, come siamo d'accordo con lui. Nel 1953 l'onorevole Taviani è in campeggio sul monte nei Cugnassi del Tiglio, lo sapete voi dov'è, sì, qua sopra anche. Viene nominato per la prima volta ministro della difesa, venne qui e c'è la fotografia sul libro di Fascia quando fece il discorso e disse: io sarò il ministro della difesa, ma della difesa della pace,
per poco facciamo la guerra alla Jugoslavia, perché quando erano successi degli scontri al confine, poi c'erano lì sloveni e croati che non aspettavano altro per ammazzarsi tra di loro, cosa che è avvenuta molti molti anni dopo. E poi Emilio Taviani è stato un partigiano, giusto? Sì, un partigiano. Era uno che ha fatto la resistenza, quello che alla radio il giorno, il 25 aprile, ha fatto il Genova Libera, ha fatto il proclama alla radio. L'anno successivo è arrivato il telefono pubblico, perché non ce n'è, altrimenti non ce n'era. Le notizie giravano, perché per carità, ma girano anche adesso senza bisogno del telefono le notizie tra paesi, e sì, sì. Non lo sapete benissimo. E poi c'è un altro fasciotto che diventa sindaco, diventato sindaco nel 1956, Mario Varni, che è il papà di Stefano. Sì. E bisogna dire che quell'anno lì è stato potenziato l'acquedotto di Fascia, in quegli anni, gli anni della sua amministrazione, è stato potenziato la casa di Fascia. Sono partiti i lavori per la strada, che di fatto per quello che è più stretta, poi se ve la racconto la storia, è una storia un po' lunga. Quella che ha raccontato a me l'altra volta. Sì, quella che ha raccontato a lui, se mi interessa ve la posso raccontare, ma cerchiamo di fare qualcosa di più, un pochino più corto. Sì, no? E partono i lavori per la strada crociabile, partono i lavori per la casa comunale. Il comune era in affitto in una casa di contadini, io non lo so, non mi ricordo di averlo neanche visto mai. Ma quindi nel 1970 il ministro Damiani viene eletto sindaco di Fascia. Nel 1979 la strada di Fascia viene asfaltata e nel corso di quell'anno si comincia la risalita verso la casa del Romano, che poi quindi negli anni successivamente, ma successivi dopo anni, verrà collegata con Carrega e Propata. Anche qui potrei raccontarvi come, quando c'è l'incontro dei prefetti per vedere. Sì, però ti posso per fare la strada. Poi nel 1973 sono io che sono diventato sindaco di Fascia, ma fino al 1980, perché sono stato poi eletto consigliere provinciale di Genova, dove c'era l'incompatibilità, per cui però nel frattempo nel 75 sono stato nominato presidente della comunità montana e l'ho fatto per 30 anni. E ho fatto anche delle cose, sì, diverse. L'ultima opera che sono riuscito a fare è stata poi fatta, completata dopo, quando ero di nuovo sindaco, perché i tempi sono stati lunghissimi, e quello del Rivassua, no? Progetto di opera di bonifica montana era stato fatto proprio alla fine del mio mandato come presidente. E poi per avere i finanziamenti, per averlo approvato, finanziamenti, inizio lavori, l'abbiamo fatto quando ero di nuovo sindaco successivamente. E allora in quei periodi lì si costruiscono a servizio di tutto il comune. Allora a questo punto l'acquedotto comunale, ci abbiamo messo 10 anni ad arrivare a Casinghieno, perché siamo prima arrivati qui, perché bisogna far scendere tutti i tubi, si era intorbidita l'acqua con la costruzione della strada, quindi abbiamo fatto un acquedotto nuovo, sì, che è più basso, e dove poi dobbiamo dire che i contadini di Fascia avevano visto meglio di tanti geometri, che dicevano non ci arriva, sì ci arrivano, sono con un drappo bianco, sono andati in là, un legno piatto, sì arriva, 2 metri, ed erano 2 metri di dislivello, no? Perché sembrava che non avesse abbastanza, e volevano fare la vasca bassa, e poi così avremmo dovuto pompare sull'acqua. Ma queste sono cose. È perché la gente che viveva qua era molto. Certo, aveva l'occhio, certo. No? Viveva qua, sapeva come era fatto. Abbiamo fatto tutte le infognature, i depuratori. Che sì, sindaco. Sono state. Abbiamo fatto il piccolo campo sportivo, no? Abbiamo rinnovato i fondi europei, avete visto, no? Tutte le strade interne. Sì, tutto quello. Si istituisce un servizio di pubblico trasporto, che è la prima volta, con difficoltà e con onere del comune abbastanza. E adesso quello non me lo ricordo, perché è stata una cosa piuttosto laboriosa, perché è chiaro, sì, che qui, però
che è la corriera poi, no? Quella che arriva corriera, sì, due sì, giorni sì, a settimana. Tenete però presente che, io non so, ma costava ogni viaggio, quando ci sono stato io, costava 104 euro a corsa a carico del comune, ogni viaggio. Quindi un sacco di soldi. E con un sacco di soldi. Abbiamo fatto, come dicevo, e abbiamo ampliato il cimitero per dare anche questa me lo ricordo anche una risposta, una risposta al... Questo è quello che si... oggi bisogna guardare avanti, oggi sì. Voi ci siete voi giovani, ragazzi, oggi tocca a voi, eh? Io sono vecchio, sono il più vecchio del paese, tocca, sì, tocca a noi, tocca a voi, e a questo vedere, direi cosa... che mi fa piacere vedere questo vostro, queste vostre iniziative che voi fate, qui la canonica, che si cercherà piano piano, per quello che sono le forze di un vecchio. Ricordiamo noi che stiamo... Resto a vostra disposizione. Stiamo registrando dentro la canonica, questa qua è la cucina, diciamo, che poi vabbè, è stata adibita a set per il podcast e è stata ristrutturata da volontariato, diciamo che chi ci ha lavorato è stato volontariato da tutto il paese praticamente, sì, sì, sì. E una volta qui dentro ci viveva il prete, giusto? Una sì, volta. Questa è la canonica. Una volta, tanto tempo fa. L'ultimo negli anni 50, l'ultimo sì, parroco esatto. Che è stato qui era Don Bernini, che è andato poi via nell'anno 50, mm-hmm. Può essere stato praticamente un anno qui. Io comunque vi ringrazio, voi siete la speranza di tutti ringraziamo di te continuare che... questa storia, ragazzi, forza. Ringraziamo perché... te che ci hai raccontato questa storia. No, ho raccontato farci, questa diciamo, storia un po' l'introduzione così. Per questo poi posto. Abbiamo il libro che abbiamo pubblicato negli anni 90, giusto? Sì, 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 sì. Si chiama Fascia, un paese. Un paese, una chiesa, una comunità. Se qualcuno lo vuole, qualche copia ce l'ho ancora. Mm-hmm. Le abbiamo vendute a favore della chiesa quando abbiamo fatto la ristrutturazione della chiesa, ma della chiesa ne parlerà poi Don Pietro, sì, per sì. Cui è inutile che io mi sono dilungato, ho messo solo alcuni punti, tanto sì, sì, giusto. Perché ci sono dei momenti in cui c'è solo la chiesa che dà notizie, proprio sì. Perché erano i sacerdoti che scrivevano. Tra l'altro in chiesa noi abbiamo ancora l'archivio, diciamo l'archivio parrocchiale sì. Dal 1797, giusto? Da prima. 1640. Ok, che devo... Sì, sì. Praticamente sì, 400 anni fa. Più, non è continuo, ma nei primi anni sì. Si vede che qualche foglio è perso e qualche cosa mi ha detto Don Pietro c'è a Rondanina. Sì. Perché solo che a Rondanina... la Don Pietro, ma poi Don Pietro purtroppo si hanno ampliato tutti sì, i suoi compiti e quindi avrebbe dovuto raccoglieva materiale anche per Rondanina, che essendo la prima parrocchia istituita in questi territori mm-hmm. Certamente avrà delle cose, anche se molte sono state danneggiate perché ci ha piovuto e dentro questo archivio parrocchiale ci sono praticamente tutte le nascite, i matrimoni e anche le morti, penso. Sì, sì, sì. Dal sì, 1640 sì, su più. Sì, 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 1660 forse, adesso non ricordo. E le prime sono scritte ancora in latino. Tutte in latino, fino poi anche la chiesa si è convertita, ma sì. Quelli del colera sono scritte in latino. Sì, sì, ancora, quindi. Va bene, ti ringraziamo. Bene. No, io ringrazio voi, il mio contributo è un contributo così che do per che resti qualche cosa nella storia della storia del nostro paese, una storia antica che spero che continui e continui così come siamo riusciti, come tutte le nostre generazioni ci hanno portato avanti ad essere quello che siamo oggi, di proseguire ancora e migliorare ancora Fascia, che resti sempre abitata e sempre nel cuore della gente, ecco, sì, della nostra gente. Grazie. Grazie a voi.